Eccoci qui, la storia si ripete inesorabilmente, puntualmente ogni anno, ma in modo splendido. La processione del Venerdì Santo a Chieti, un appuntamento irrinunciabile. Ne parlo subito con il dottor Aurelio Bigi, che anche lui puntualmente è già pronto a descriverci con assoluta certezza, linearità e soprattutto con dovizia di particolari il fascino di questo appuntamento. Allora, Aurelio, intanto ben rivisto, noi siamo sempre qui in attesa anche di quella che è la punta estrema di questa processione bellissima, cioè quella del passaggio della processione, ma soprattutto del miserere che stiamo aspettando. Però queste sono le prime immagini, l'uscita dalla cattedrale. Aurelio. Ed era ancora giorno perché Sì. stiamo parlando ecco di una Sono due mezz'ora tempi fa, diversi, tre sì. quarti d'ora fa, ed è come se oggi nella processione sfilasse un po' tutta la nostra città con le sue tradizioni, i suoi santi e la sua storia. Ogni teatino io penso che si ritrova proprio in questi confratelli, sia del centro storico e delle varie contrade, uscite dalle note del miserere struggente, forte, che fra poco ascolteremo, ognuno ricordando quando ancora piccolo vedeva incuriosito, un po' intimorito gli incappucciati e si teneva stretto alla mamma, come ricordava il Raffaele Fraticelli in una poesia in vernacolo degli anni 50 che tutti ricordiamo. Poi, appena divenuto più grandicello, ecco, cercava di prendere parte alla processione ed ogni anno apprendeva qualcosa di più sulla sua storia plurisecolare. Una processione che ha come punto certo la passione che si è fatto dolore, sofferenza struggente. Il Cristo torturato e deriso identifica certamente la sofferenza umana di sempre, il dover lottare trovandosi contro altri uomini. La Madonna addolorata che invece riassume in sé le sofferenze di tutte le mamme del mondo che perdono il proprio figlio a causa di una malattia, di un incidente, purtroppo della droga, della cattiva compagnia, della criminalità di questo brutto periodo storico. È qui il centro di tutta la processione. Al di là delle confraternite, dei Ecco, sette stiamo vedendo simboli, appunto proprio le l'uscita, sì, ecco, questo è il gonfalone che apre caratterizza, proprio certo. la processione stessa. Tutto diventa semplice premessa a quella che è poi il vero centro della processione di oggi, il Cristo morto, che sfila rapido, e la Madonna addolorata che lo segue e ci fa tornare alla mente la bella laude di Jacopone da Todi, Donna de Paradiso, che ritrae la Madonna affranta nel vedere esanime il proprio figlio Il con i tuo suoi. figliolo è preso, diceva Jacopone da Todi, un verso Esce stupendo. fuori adesso il No, professore di no. lettere. E tutto questo sottolineato da una colonna sonora d'eccezione, il Miserere di Selecchi, che anno dopo anno altre processioni di centri grandi e piccoli adottano. È impossibile non emozionarsi in questo momento clou, quando come un venticello debole, poi che pian piano si fortifica e ti raggiunge e ti invade tutto. Ecco, questo è il miserere. E al Chietino tutti sanno che bastano due note di questa musica, in qualunque parte del mondo esso sia, in qualunque stagione, per riprovare quel fremito unico che solo il miserere riesce ad imprimergli. Un grazie sicuramente dobbiamo dare all'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, che da 4 secoli organizza sempre in maniera impeccabile questa processione lunghissima. Intanto ecco, stiamo vedendo sempre l'uscita e vediamo come si attende questa Arciconfraternita. Abbiamo visto l'angelo che è stato proprio quest'anno ristrutturato. Il volto santo anch'esso è stato ristrutturato, come è stato ristrutturato il simbolo della croce, ed è un continuo, diciamo, migliorare questa processione, che tra l'altro è considerata,
da sempre più storici, da studiosi delle tradizioni locali, la processione più antica d'Italia. Qualcuno fa anche una data, 842, poi vedremo perché 842, ma parlavamo ecco di questo miserere incredibile di Selecchi che rende unica questa nostra processione. Questi nacque a Chieti nel 1708, ecco, quindi all'inizio del Settecento nel rione di Sant'Antonio. Poi si trasferì nella Civitella e compose il miserere che aveva circa 32 anni. Molti ne conoscono la musica, ma non le parole. Queste ultime sono tratte dall'invocazione straziante di David, re di Gerusalemme, che per 40 anni, profeta e cantore impareggiabile, gestì le sorti ecco, di Gerusalemme. Re Davide però si era macchiato di un duplice peccato contro Uria, adulterio con la moglie e omicidio indiretto. E il profeta Natan gli rimprovera le colpe e gli racconta di un vecchio contadino della sua pecorella rubata da un re potente. David, commosso nel seguire il racconto all'accusa che gli fa il profeta, sei tu quell'uomo, comprende il duplice peccato, si prostra a terra e grida miserere mei Deus. Ecco, questo Salmo 50 è la base poi del miserere del coro, stesso. Sì. La bravura di Selecchi è stata nel creare per un testo così doloroso una musica struggente, diretta nella sua semplicità melodica, un connubio tra testo e musica perfetto, e non lo dico io, ma lo dicono tutti i più grandi. Non a caso Gabriele D'Annunzio la definì una fontana di lacrime. Selecchi lasciò il miserere in eredità all'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, a che fosse eseguita annualmente solo e durante la processione del Venerdì Santo di Chieti. E così avviene anche oggi per opera di circa 150 cantori diretti dal maestro Loris Medoro e 150 musici diretti da Peppino Pezzullo. Interessante vedere come questa orchestra e questo coro sia formato da elementi di tutte le età, dal bambino piccolo delle scuole comprensive a indirizzo musicale sino a anziani che raccontano di aver partecipato a questa processione per cantare o per suonare da oltre 70 anni, quindi stiamo parlando di ultra ottantenni. Una vita, vero? Una vita proprio. E ogni anno durante la processione il coro e l'orchestra del miserere sostano sotto la casa dove abitò Selecchi, sulla Civitella, lo famoso capocroce per chi è di Chieti, nella zona sopra la Trinità, e per segno di gratitudine eseguono per intero il suo brano. E c'è un'ambiente stata proprio a lui. E un'altra curiosità è che proprio vicino questa casa di Selecchi vi è una piazzetta, parliamo di 30 metri, 40 metri di distanza, dedicata a Raffaele del Ponte, l'autore dei sette simulacri che vedremo in questa processione. Quest'artista li realizzò nel 1855, e parlo dell'angelo, la colonna con il gallo, la scala, le lance, il volto santo, il sasso e la croce. Sono vissuti questi due artisti, Selecchi e Del Ponte, in secoli diversi, ma il destino poi li ha riavvicinati. Selecchi fu un grande musicista, compose tanta roba, oratorio, musiche sacre, però di tutto questo non rimane nulla, rimane solo questo miserere che è stato tramandato oralmente, perché tutti gli anni veniva eseguito e quindi i cantori e i musicisti ovviamente ricordavano. Diversi decenni fa fu Don Ottavio De Cesaris il primo che mise giù per iscritto questa musica, mentre in tempi più recenti il maestro Giuseppe Pezzullo si è
premurato, di trascriverlo e di versarlo alla SIAE a che potesse essere tutelata, in maniera tale che pur se qualche comune, come avviene, o qualche paese, come avviene, vuol suonare e cantare questa canzone, almeno ecco, c'è la tutela da parte della SIAE, perché tentativi di appropriarsi, diciamo, di questo miserere, ahimè, purtroppo ce ne sono. Parlavamo ecco di una processione antica. Da anni vi sono diverse ipotesi di studio sulla sua datazione. Abbiamo visto che di certo agli inizi del 1600 è la Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti che la organizza. Per tutto il 600 e il 700 questa nostra processione rimaneva essenziale con tre elementi, così come avveniva durante tutto il periodo medievale. I tre elementi erano uno stendardo di damasco nero, ne abbiamo documentazione perché quando fecero il pellegrinaggio a Roma a piedi, più di 1000 persone, rifecero lo stendardo, ecco, questo rifecero fa pensare che quindi preesisteva e lo hanno dovuto riconvezionare. Vi era un catafalco con il Cristo morto e lo scheletro umano che in una mano portava una croce e dall'altro invece reggeva una falce. Questi erano i tre simboli che rimane fino al 1830, contornati dai confratelli dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti. Questo fa comprendere, siamo nel 1600-1700, in cui le processioni invece erano barocche, e anche a Chieti le altre processioni erano ricchissime di statue, di strutture varie. Il fatto che questa processione fosse invece così semplice ci fa evidenziare come le sue origini fossero medievali, in cui si andava proprio sull'essenziale. Il Vicoli, Francesco Vicoli, ma anche altri, dicevo prima, lo datano 842. 842 perché nell'801 Pipino, figlio di Carlo Magno, distrusse Chieti e la rase completamente al suolo, cattedrale, specialmente nella zona della Civitella. Quindi Chieti risorge e risorge nella zona della cattedrale, il famoso Colle Gallo, come si chiamava, e a fianco alla cattedrale venne costruita una canonica, una scuola cantorum e uno scriptorium. Interessante vedere come da questo scriptorium uscì il famoso codice reginense latino denominato 1997, intitolato alla Madonna, a San Tommaso e a San Giustino, conservato oggi nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Stiamo parlando dell'842 circa. Ed è proprio in questo contesto che diversi studiosi vedono la ripresa dell'attività religiosa in città e la nascita della processione del Cristo morto. Quindi diciamo che la statua del Cristo morto già nel 1650, come dicevo prima, sul catafalco c'era, già appariva nella nostra processione. Mi stavo facendo un po' di conti, sì. Se questa data dovesse corrispondere al vero, stiamo parlando di 1077 anni fa, circa, se i conti tornano, se questa sottrazione sono riuscita a farla. Mentre prima erano solo pochi che asserivano qualcosa del genere, inizialmente ecco, più che datazione si parlava che si perdeva nella notte dei tempi, certo, era generica la frase. Sì, oggigiorno sono tanti coloro che invece affermano che è così. Una documentazione non c'è, ma come un po' in tutta la storia del mondo confraternale è difficile trovare date certe, ma al di là ecco dell'antichità, io dico,
quello che poi è interessante è la bellezza, la suggestione, il pathos che una processione riesce a dare. E una processione tipo quella del Venerdì Santo di Chieti non può che toccarti, cioè può venire chiunque è venuto da fuori, e ne sono venuti. Oggi abbiamo avuto una troupe che è venuta appositamente dall'America per fare le riprese della nostra processione ed è rimasta particolarmente impressionata dell'attenzione, del particolare, della grandezza di tutto ciò che sta intorno a questa processione. Un assemblaggio suggestivo, perfetto, che ogni volta attrae, che ripete il suo fascino annualmente. Ogni volta c'è un'emozione nuova, e questo penso che sia un dato statistico molto importante, che attrae non soltanto gli abitanti della città di Chieti, ma anche coloro che vengono da fuori, che vengono una volta e vogliono tornarvi. È così, è così. E un'altra cosa interessante da dire è come questa arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti è talmente brava da riuscire ad avere un archivio storico dal 1600 in poi, molto attenta, molto curata, per cui qualunque pezzo della processione della possibilità di vedere quanto è stata commissionata, a chi è stata commissionata, come è stata fatta. Prima abbiamo visto ad esempio il catafalco con quel telo di velluto nero e quei ricami d'oro e d'argento. Ecco, anche questo è un qualcosa di estremamente antico, è stato rifatto il tessuto nero, ma riutilizzando i ricami d'oro e d'argento che esistevano già nei secoli precedenti. La Madonna invece nella nostra processione appare nel 1833. Sicuramente poi vedremo tutto questo più da vicino. Quando ci passerà. In diretta ci passerà accanto. Noi siamo in attesa. Sì, siamo in attesa, e tra l'altro voglio farti notare già da queste immagini, ma anche da quelle che vedremo in un secondo tempo, queste sono quelle girate da Antonio D'Ottavio, che ringraziamo pure anche per la sua puntualità e soprattutto la cura dei dettagli. Siamo ancora quasi una fase di crepuscolo, invece qui è quasi invece notte nei nostri paraggi, ma ti dicevo quanta folla c'è anche questa sera, tutto favorito sicuramente anche da una bellissima giornata primaverile, senz'altro, sicuramente, che ci accompagna per fortuna in una serata sempre molto molto suggestiva e toccante, come dici tu. Ma Sergio, nella storia proprio della nostra processione, i neonati venivano presentati al Cristo proprio in questa occasione. Bambini piccolissimi si portava nella processione per essere benedetti dal Cristo che è passava. Una curiosità interessante. E ci fu anche una statistica in quegli anni in cui evidenziava che nessun bambino si era ammalato per via del cattivo tempo che poteva fare. Allora, stavamo parlando della statua della Madonna. Questa veniva una volta portata dalla confraternita di Santa Maria Addolorata, detta dei muratori, perché qua questi artigiani la scelsero a loro protettrice, ma era prestata per l'occasione. Solo in tempi più recenti, nel 1910, compare la statua che sfila oggi, è una statua dell'Ottocento, e veniva conservata in una nicchia del Palazzo De Laurentiis e successivamente del Palazzo Martinetti. Ora è gelosamente custodita nella cappella dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti. Ecco, tutti i simulacri, 7 simulacri del ponte, sono custoditi in un ambiente dell'Arciconfraternita chiamato la grotta, diciamo, mentre il Cristo che stiamo vedendo adesso in questa immagine è conservato dietro l'altare dell'oratorio sempre dell'Arciconfraternita, mentre la Madonna viene vestita con gli abiti di casa, così si dice, e è messa in un antico armadio. Solamente il Mercoledì Santo la priora e alcune donne dell'Arciconfraternita provvedono a vestirla così come la vediamo oggi,
con questi veli, ed era come si vestiva una volta, per cui non è solo un abito che porta sopra, ma sono più pezzi che compongono l'abito della Madonna stessa. Nel 1855 Raffaele del Ponte fu contattato dalla stessa Arciconfraternita e gli furono commissionati questi 7 simulacri che stiamo vedendo questa sera, e vennero portati nella seconda metà dell'Ottocento dalle varie corporazioni, per cui i confettieri e gli ottonai portavano l'angelo, i serpari portavano le lance, i muratori il gallo, i contadini portavano il sasso, gli scrivani il volto santo, i falegnami la scala e i fabbri portavano la croce. Poi con il 1900 invece sono state le varie confraternite che si sono prese l'impegno di scortare questi simulacri. Oggi invece i sette simulacri vengono portati dai soci aggregati dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti e scortati dalle altre 12 confraternite che abbiamo al momento a Chieti. Il Cristo morto e la Madonna invece compongono l'ultima parte della processione. Quella più attesa probabilmente. Quella più attesa, e quella è composta unicamente dai fratelli vocali dell'Arciconfraternita. Sono loro che lo portano e sono loro che lo scortano. Io ho detto, Aurelio, che è la parte più attesa, quella di coda, un po' come si dice la ciliegina su una torta, tanto per banalizzare. Ma in effetti il lungo percorso e soprattutto il lungo treno della processione, che ha il suo fascino, perché poi vedremo da vicino, ricordando puntualmente come fai tu da sempre, la storia delle singole associazioni e tutto il resto, beh, insomma, la parte conclusiva è quella che, come dicevamo prima, è quella a cui tengono di più un po' tutti. Perché? Perché è preliminare al coro, soprattutto a quello, certo. E poi perché ci sono il Cristo morto, la Madonna, di cui parlavi poco fa tu, e che noi rivedremo sempre con molto piacere e con una profonda emozione quando sarà il momento. Però, ecco, tutti attendono il passaggio del coro, che è la parte terminale, ma è anche la più suggestiva, la più coinvolgente, perché c'è una sorta di commozione che attraversa tutti, indipendentemente dalla propria provenienza, dalla propria età e dai propri ricordi. Parlavamo prima, Sergio, delle abitudini, delle tradizioni di una volta. Ecco, se noi rivediamo le fotografie già del 1950, senza neanche andare molto a ritroso, vediamo che nella processione vi era un silenzio di base, ma nel momento in cui passa la parte saliente che evidenziavi tu, il Cristo morto, la Madonna e il Miserere, il silenzio era profondo, ma non solo. Ci si metteva in ginocchio, si faceva il segno della croce, dopo essersi tolti i guanti, riportano gli storici dell'epoca. Questo, ecco, per far comprendere come la religiosità era profonda, diciamo, era in quel periodo. E rimane, al di là del bociare magari un po' più evidente oggi siamo meno abituati al silenzio, ma quando passa, e lo vedremo fra poco, quando passa il Cristo morto, la Madonna, e si inizia a sentire il Miserere, io penso che ognuno di noi ha un certo fremito, perché non può non toccarti una musica del genere. Dimmi. Sono concorde con te, ma vorrei che fossero tutti dello stesso tuo avviso, perché purtroppo talvolta non è propriamente così, e c'è anche chi si sente autorizzato a fare uso magari di strumenti tecnologici che andrebbero, soprattutto in quel momento, accantonati. Però, ma questo fa parte della modernità. Sono cambiati i tempi, sì, però.
Nel senso, noi quando una volta... Il rispetto è una cosa che dovrebbe sopravvivere sempre. Quando vedevamo una cosa bella, prima la vedevamo, dopo che ci eravamo saziati di vedere quella cosa bella, facevamo una fotografia allora con la pellicola per immortalare. Certo, oggi come inizi a vedere una cosa bella, non la sapori più, ma l'importante è che tu faccia tante fotografie per immortalare, per cui ti ritroverai tante fotografie che però non ti diranno più nulla, perché in realtà non l'hai più vissuta quella, esatto, quella situazione, quel momento. Resta tutta un'atmosfera fredda e passiva. Invece l'emozione, la commozione sono fattori essenziali in un contesto del genere e dovrebbero essere puntualmente ripetuti senza stancarsi mai, ma soprattutto, come dicevo, c'è una parola fondamentale che è nel mio cuore, ma credo nel cuore di tanti, della massa per fortuna: il rispetto di quello che si sta vedendo, anche di chi ha organizzato la manifestazione, perché dietro c'è un lavoro, e a tal proposito ti do un assist per continuare, c'è tanto lavoro alle spalle, perché una processione così si prepara con molto molto anticipo, questo lo sappiamo, ma lo si sa, lo si immagina, ma non come effettivamente è, perché sono le cosette prove così che durano mesi, giusto? Io ti posso dire una cosa, partecipai una volta ad una processione che, partita dalla Trinità, arrivò a San Giustino, quindi un percorso lineare. Non c'era l'arciconfraternita del Sacromonte dei Morti, quella è una processione che si spaccò 3-4 volte. La processione di oggi, che saranno almeno 1,5 km, 2 km di lunghezza, e che è complicatissima, e anche perché attraversa vie, viuzze, tra l'altro alcune in via di ristrutturazione, la vediamo sempre compatta. Questo non si può fare che con una preparazione, come dici tu, a tavolino prima, ma poi questa sera stessa proprio in piazza. Ho un altro dato che vorrei dare ai nostri telespettatori. Oggi, dicevamo, vedremo 13 confraternite, l'arciconfraternita del Sacromonte dei Morti, altre 12 confraternite che poi citeremo man mano che li vedremo. Quindi Chieti ha al momento 13 di queste congreghe, più due che si stanno regolarizzando, ecco, la loro posizione. Ebbene, questa fa sì che Chieti è la città d'Abruzzo che ha il maggior numero di confraternite. Quello che vediamo adesso invece sono le immagini dell'oratorio dell'Arciconfraternita del Sacromonte dei Morti. Vediamo davanti il governatore, il segretario, stanno proprio di fronte all'altare, e posso immaginare che stanno scendendo il Cristo, la statua del Cristo morto, che sta, ecco, in questa nicchia dietro l'altare. Sono immagini esclusive, per le quali anche ringraziamo ancora l'Arciconfraternita, il governatore Pernotti, eccetera. Una statua del 700, napoletano, estremamente curato, che poi verrà adagiato sul catafalco di velluto nero con i ricami d'oro e d'argento che risalgono a qualche secolo fa, e sopra viene appuntato un telo bianco. Ecco il particolare del viso del Cristo. Intanto si avvicina alla processione per tornare in una fase, come si dice, diretta fra qualche istante, e comincerà ad attraversare lo spazio che è antistante la nostra postazione, che il bravo Andrea Di Fabio ha realizzato per queste riprese, come fa ogni anno puntualmente. Ricorre il decennale della tragedia dell'Aquila. 10 anni fa, Aurelio, ci fu un percorso un po' diverso. Percorso completamente differente. Innanzitutto, noi vogliamo anche per approfittare un motivo, per ricordare, sì, per solidarizzare con i nostri corregionali aquilani. Innanzitutto, per un motivo di sicurezza, si cercò di attraversare le strade interne, quindi passò tutto all'esterno, e arrivato proprio dietro il campo sportivo su via Pianel, il coro e tutta la processione si rivolse verso il Gran Sasso, quasi volesse
vedere l'aquila e qui cantò per intero tutto il Miserere. Ecco, adesso vediamo le immagini proprio in... Siamo in diretta adesso. In diretta, sì, perché si sta avvicinando il tutto. E quindi partiamo dallo stendardo che è stato confezionato nello stesso periodo in cui Raffaele del Ponte realizzò i simulacri, quindi parliamo del 1855. È montato oggi su un'asta di circa 5 metri e mezzo di altezza, nel passato era ancora più alto, poi dovette essere tagliata perché andava a toccare i fili del filobus che passavano lungo il corso Marruccino. Tutto quello che dici dà l'esatta idea delle sue dimensioni. Certo, e vedete subito dopo, ecco, c'è lo stendardo della confraternita di San Francesco Caracciolo, già di Santa Maria del Tricalle, che fa da scorta al gonfalone o stendardo che dir si voglia. E i confratelli hanno una mozzetta color dorata. Ecco, vedete, il simulacro, in questo caso il gonfalone, viene eretto dai soci dai confratelli dell'arciconfraternita, mentre dopo, ecco, c'è la confraternita che fa da scorta, quindi dicevamo San Francesco Caraccio, mozzetta color granata con doppio bordo dorato. Si avvicina intanto Raffaele del Ponte, cogliamo l'occasione, abbiamo questo momento di realizzò i sette simboli che fra poco vedremo, studiò a lungo a Napoli, realizzò diverse pitture, una di queste, forse la più importante, è quella che sta sulla volta di Santa Chiara riproducendo l'Assunzione della Madonna. Fu bravo e apprezzato in vita, però morì in povertà. I suoi amici curarono la realizzazione di una bella tomba tuttora esistente nel cimitero monumentale di Chieti, entrando dall'ingresso storico. Dopo circa 100 metri sulla destra questa tomba si riconosce perché è l'unico obelisco che vi è, però ecco, purtroppo è in cattive condizioni, per cui necessita sicuramente di un intervento prima di perderlo completamente. Tanto abbiamo visto proprio l'insegna di Francesco, San Francesco Caracciolo, sta per attraversare la nostra postazione, che è uno dei due santi abruzzesi. Sì. Perché abbiamo San Francesco Caracciolo e San Camillo, questi sono i due santi abruzzesi. Intanto ecco, appare cominciamo a vedere l'angelo. L'angelo ristrutturato quest'anno, questo simulacro, è vestito di viola, il colore proprio della passione, e ricorda quando scritto nel Vangelo di Luca: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. E gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. Qui eravamo nel Getsemani. Dal 1855 al 1892 questo simulacro veniva portato dai confettieri e dagli ottonai. Oggi, vedete, sono i membri aggregati dell'arciconfraternita che portano il simulacro, ed è la confraternita di San Gaetano e quella di San Giuseppe con la mozzetta color rosso che invece fanno da scorta a questo simulacro. Segue già, ci troviamo già al simulacro successivo. Questa croce che vediamo qui è la croce che un po' stava in tutte le chiese del periodo passato, che ricorda la passione, mentre questa che sta dopo lo stendardo della congregazione, ecco, dove SPQR, queste sono le lance. In basso il regista adesso ci farà vedere un sacchetto che contiene le 30 monete d'argento chieste da Giuda ai sacerdoti a che consegnasse Gesù. Più in alto vi sono le torce e le lance servite a Giuda e ai soldati, forniti dai sommi sacerdoti e dai farisei per andare a prendere Gesù
nel giardino dei Getsemani. Questo simbolo veniva portato dai serpari. Ecco qua l'SPQR. Fa da scorta al simbolo delle lance la confraternita delle crocelle, con mozzetta rosso scuro, con guarnizioni d'argento, cingolo giallo e cappuccio bianco. Seguono la confraternita di Santa Maria Calvona e la congregazione della cintura, che fra poco andremo a vedere. Intanto, ecco, vedete questi lampioni che oggi possono sembrare da decorazione, erano essenziali nel passato, perché una volta la processione veniva eseguita inizialmente di giorno. Solamente nella metà del 1800 si iniziò a fare la processione di sera, e questi servivano proprio per illuminare la strada. Ma a proposito di illuminazione, Aurelio, io lo ricordo sempre come potesse essere suggestivo il tutto quando non c'era illuminazione pubblica, tutto era affidato o questi lampioni oppure ai tripodi, certo. Quindi era ancor più commovente, struggente davvero, al passaggio del Miserere e di tutto il resto, perché c'era anche un'opportunità per concentrarsi ulteriormente, no? Perché il buio oppure una luce molto, molto relativa sicuramente contribuiscono a un'ulteriore concentrazione su quello che sta avvenendo. Certo, sì. Oggi la luce artificiale chiaramente non è la stessa cosa, diciamoci la verità, era molto più attraente, però poi le cose cambiarono perché per una serie di motivi, anche 1960, di ordine pubblico, grosso modo, fine degli anni 60, sì, ci fu l'arrivo dei tripodi, poi per motivi di sicurezza si ritenne che era opportuno comunque accendere. È un peccato, però è un peccato che questo non ci sia più. Adesso abbiamo visto passare qualche confratello con la tunica nera e la mozzetta d'argento. Questa è una confraternita rinata da poco, la congregazione della cintura, costituita proprio da poche settimane, sono tutte donne. Tutte donne, questa è una novità. E questa originaria confraternita della cintura, che poi divenne arciconfraternita, fu costituita nel 1708 nella chiesa di Sant'Agostino e poi nel 1856 eretta ad arciconfraternita. Adesso ci troviamo. Quindi è una novità assoluta questa per noi. Per il nostro territorio, sì, nel nord e non solo nel nord, di confraternita femminile ce ne sono diverse. Per questa processione lo è comunque. Per questa, certo, lo è. Qui ecco, abbiamo visto la colonna col gallo e i flagelli. Del Ponte, per questo simulacro, si fece guidare dal Vangelo secondo Giovanni. La colonna ricorda dove fu legato Gesù, la mano, quando uno delle guardie romane diede uno schiaffo a Gesù dicendo: così risponde al sommo sacerdote. Il gallo, quando uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: ma non ti ho forse visto con lui nel giardino? E Pietro negò, e dopo tre volte il gallo cantò. I flagelli ricordano quando Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Questo simbolo veniva portato dai muratori. Mi stiamo vedendo tutto in primo piano. Questa è una delle croci della Passione che, ripeto, una volta in tutte le chiese veniva conservato ed esposto durante il periodo di Passione. I riti che si susseguivano durante la Settimana Santa erano tanti, ormai qualcuna è passata in secondo ordine. Ecco, fanno da scorta la colonna la confraternita di Santa Barbara, che porta due stendardi, una proprio di Santa Barbara e un'altra della storica compagnia della Madonna della Croce. Siamo arrivati al Volto Santo, un altro dei simboli recentemente ristrutturato, ricorda quando la Veronica asciugò il volto a Gesù, che rimase impresso sul biancolino.
Il volto è stato dipinto in un tessuto sottilissimo, tenendo a modello proprio il volto santo di Manoppello, che oggi è salito alle cronache per essere il più combattibile con la Sacra Sindone. La Chiesa ritiene che il volto santo di Manoppello sia proprio quello della Veronica, che sino al sacco di Roma era custodito proprio a Roma, nella vecchia basilica di San Pietro. Una volta questo simbolo veniva portato dagli scrivani, oggi invece portato dai soci aggregati. Vedete quando inizi a camminare come ci si dà l'equilibrio sobbalcandosi prima sulla destra, poi, oscillando sì, sì, sulla destra e sulla sinistra, e poi iniziano a camminare. Dicevo, fa da scorta la confraternita della Madonna delle Grazie con mozzetta rossa e bordo dorato. Le origini di questa confraternita sono antichissime, risalgono a prima del 1576, poi fu sciolta e in seguito ricostituito. Ecco uno dei cerimonieri che cerca di mantenere l'ordine della processione. Anche nei tempi, come si dice, perché sì, è così lunga, non si è mai calcolato che lunghezza ha, perché sarebbe curioso anche ma misurarla. A volte il percorso fa degli anelli che potrebbero sembrare fuori luogo, ma proprio per non permettere alla processione di rincontrarsi. Ad esempio, ecco una certo, novità che da quest'anno ripassa davanti a Sant'Agata, questo proprio per evitare che poi tra l'incrocio di Via Toppi, Via Arnienze, Corso Marruccino si possa rincontrare la coda e l'inizio. Allora, certo, qui parliamo ecco del simbolo del sasso. Il sasso ricorda il trono di Beffa sul quale è stato fatto sedere il Cristo coronato di spine e recante uno scettro di canne. La corona ricorda quando i soldati romani, intrecciato una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso il mantello di porpora, quindi lo sbeffeggiavano dicendogli «Salve, re dei Giudei». I dadi e la tunica riportano alla memoria quando i soldati romani si divisero tra loro le vesti di Gesù e sulla sua tunica giocarono a dadi. Ecco, vediamo, ecco i dadi. Infatti i dadi. Abbiamo visto un attimo fa la brocca che ricorda quando Pilato, visto il tumulto crescere e non condividendo la condanna a morte, prese dell'acqua e si lavò pubblicamente le mani davanti alla folla. E questo bacile e questa brocca appartengono alla famiglia Obletter. Si ricorda che quando Monsignor Luigi Ruffo Scilla battezzò padre Gabriele Obletter, utilizzò proprio questa brocca e questo bacile. Questo padre morì nel 1964 in odore di santità ed è sepolto oggi nell'interno della chiesa del Sacro Cuore di Chieti, ed è stato proclamato servo di Dio ed è in corso la causa di beatificazione. Una volta questo simbolo veniva portato dai contadini. Fa da scorta, ecco, una confraternita numerosa con la mozzetta color celeste, la confraternita della Madonna del Freddo. Se abbiamo tempo, ecco, mi piace evidenziare come il colore delle mozzette non sono casuali. Quelle che sono sull'azzurro, sul celeste, sono mariane, sono tutte confraternite dedicate alla Madonna. Alla Madonna. Quelle rosse sono o della Santissima Trinità o di Santi Martiri o che hanno a che fare con la sanità. Quelle nere hanno a che fare invece con la morte, orazione e morte. Siamo passati alla scala. Fanno parte di questo gruppo la canna con la spugna, che ricorda quando un soldato romano corse a prendere una spugna e, imbevutola di aceto, la fissò su di una canna per dare da bere a Gesù. La lancia, per ricordare quando uno dei soldati gli colpì il costato e subito uscì sangue e acqua. La scala con il sacchetto ricorda infine... vedo la luce, ah sì, si vede bene,
Ricorda invece Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo che dopo la crocifissione presero il corpo di Gesù, lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, come era usanza allora seppellire tra i giudei. La scala veniva portata dai calzolai e dai falegnami. Fanno da scorta l'arciconfraternita di Santa Maria di Costantinopoli. Parlando di Santa Maria, la mozzetta non può che essere azzurra e con francia dorate stelline. Il cingolo col fiocco è azzurro e in più portano un medaglione con l'effigie di una cometa. Qui penso che il regista stia inquadrando ancora i confratelli della Madonna del Freddo. C'è una pausa, adesso riprende la marcia. Come detto, ne sono parecchi, sono numerosi. Sono 12 confraternite più l'arci confraternita. Quindi dicevo, fanno da scorta alla scala l'arci confraternita di Santa Maria di Costantinopoli. Questa è molto antica, questa nel 1576 già esisteva. E nel 1856 il re Ferdinando II la eresse ad arci confraternita. La confraternita di Santa Maria, sto cercando di vedere, sì, qua ci sono ancora. Santa Maria della Vittoria invece è quella che vediamo adesso, mozzetta viola con fregi circolari dorati. Quest'opera nella chiesetta di Santa Maria della Vittoria, che ormai tutti lo sappiamo, fu costruita in occasione del ritorno dei soldati teatini dall'ultima crociata, dalla battaglia di Lepanto. Quindi il nome non è casuale. Madonna della Vittoria, proprio la vittoria per antonomasia del cristianesimo verso i non credenti. Ecco la croce. È l'ultimo dei simulacri ed è considerata la più pesante. Alla sua base vi è un cranio e un serpente. Il cranio sembra che sia appartenuto a un condannato a morte. Rappresenta Adamo, la cui colpa è stata vinta dal sacrificio di Cristo. Il serpente invece allude al peccato originario. Una grande croce con su scritto Inri. Il gruppo ricorda quando Gesù, portando la croce sulle spalle, si avviò. Eccola qua, la sigla Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Gesù, dimmi. No, volevo chiederti se è vero che la base di questa croce è stata anche ristrutturata. Sì, sì, sono tre i simulacri che hanno risistemato. L'angelo, il volto santo e sia la base ma anche diciamo la croce è stata risistemata. Pilato, dicevo, fece quindi comporre una iscrizione, lo fece porre sulla croce, dove era proprio scritto Inri, e cioè Gesù Nazareno, re dei Giudei, la scritta in ebraico, in greco e in latino. La croce veniva portata dalla corona greca di Sant'Eligio. E oggi invece fanno da scorta la congrega di Maria Santissima del Rosario, che è questa che vediamo, che ha la mozzetta nera con tutti quei grani bianchi e rossi che ricordano un po' una corona per il rosario. Ecco qua. Questa fu una, sì, che lo vediamo, questa fu una confraternita importante, divenuta arciconfraternita, gestiva un istituto per donne pericolanti e pericolate. Nel 1854 fu la prima delle confraternite teatine che fu innalzata al rango di arciconfraternita. E poi vi è la confraternita della Misericordia, che è riconoscibile perché è tutta nera, sia la tunica, ecco, che la vediamo scorrere, lo vediamo scorrere. Il passaggio sulla sinistra. Storicamente a livello nazionale è una delle confraternite più antiche, che risale nel 1300 a Firenze è nato, diciamo questa di Chieti invece
ha una origine ben più recente, sarà nata circa 20 anni fa. Ormai da qualche anno, ecco, sfilano anche i Cavalieri del Santo Sepolcro, che fanno un po' da tradunion tra le confraternite e la parte clericale vera e propria. Ecco un cavaliere con il suo mantello. Bello questo costume, anche molto particolare. Certo. Beh, poi estremamente attinente al tema. Cavaliere del Santo Sepolcro, certo, di Gerusalemme, che col Venerdì Santo, ecco l'arcivescovo benedicente. Nella storia dal 1700 fino al 1960, fino a che non c'era Monsignor Bosio, l'arcivescovo e il capitolo portava la cappa magna di pelliccia, poi soppresso. Monsignor Fagiolo portava una reliquia con la croce del Cristo sin dal 1600, e poi ecco vi sono i diversi parroci che seguono l'arcivescovo stesso. Cominciano a sentirsi le note da lontano. E infatti, vedi, se prima... I primi brividi. Se prima del passaggio della processione vi era un certo brusio tra i fedeli, al passaggio dei simulacri si è fatto silenzio. A breve, quando passeranno le statue del Cristo morto e della Madonna, questo silenzio sarà profondo, pregno di devozione. Sfilano, ecco, questo adesso stiamo vedendo invece lo stendardo dell'arciconfraternita. Questa è la parte dedicata tutta all'arciconfraternita. Vi è il governatore, il vicegovernatore, l'assistente, tutti i confratelli dell'arciconfraternita vocali che portano e fanno da scorta al Cristo morto. Eccolo qua, Cristo morto. Se è vero che la processione è curata interamente dall'arciconfraternita, è anche vero che la presenza dell'intero capitolo metropolitano dell'arcivescovo dà alla processione quel valore aggiunto che fa sì che questa processione sia realmente un'espressione di tradizione, di storia, di fede forte e radicata. Eccolo qua, miserere che si avvicina. Ecco la Madonna addolorata. Ascoltiamo. Durante questa pausa, prima che riprenda, volevi dire due parole su questa statua della Madonna, di cui hai già parlato comunque. La statua della Madonna, grosso modo, abbiamo già parlato. Ecco, allora riascoltiamo di nuovo il miserere. Thank you.
È sempre così, Aurelio. Sempre ci bello. Ci prende, ci cattura, ci porta lontano, ci porta al passato, ma è anche presente, anche futuro, perché sono note immortali. Nel passato, fino a diversi decenni fa, ma ce lo ricordiamo ancora da ragazzi, c'erano due cori, non so se ti ricordi, c'era questa del Miserere e la risposta del Miserere, che cantavano inizialmente i seminaristi e successivamente il coro Zimarino con il canto di Don Ottavio De Cesaris. Da evidenziare e da dire grazie. Ci interrompiamo un'altra volta, ancora facciamo qualche sentire. Istante, sì. In sottofondo noi possiamo anche chiudere questa edizione. Volevo ringraziare i due maestri, il maestro Loris Medoro, che ha diretto e dirige il coro, e il maestro Peppino Pezzullo, l'orchestra, e evidenziare come questi, durante tutto il periodo di Quaresima, effettuano le prove ripetutamente presso la chiesa di Mater Domini, anche perché hanno bisogno di uno spazio ampio per 300 persone, per cui non è che presentandosi all'ultimo momento uno possa suonare o cantare, vi è una lunga preparazione, come dicevi tu. Da domani già si inizia a ripensare alla prossima edizione. Grazie dottor Aurelio Bigi, splendido, preciso, puntuale, nei minimi dettagli, storicamente impeccabile, anche per questa edizione brillantissima, bellissima, indimenticabile. Ringrazio anche Andrea Di Fabio, la parte tecnica in regia, Antonio D'Ottavio, Alberto Capo e tutti coloro che hanno collaborato con la realizzazione di questa edizione della processione del Cristo morto a Chieti. Un appuntamento, come dico sempre, da non perdere mai. Grazie e buonasera. Buonasera a te.